Eccoci, siamo in via Cantore, il locale comincia diciamo da qui, da dove c'è quest'area carrabile, quindi inizia esattamente da qua. Abbiamo questo che è lo spazio esterno adibito a posteggi, quindi una grande area, sono circa 130 metri quadrati adibiti a posteggio, qua si allarga un pochino, poi c'è questa piccola rampa che dà la possibilità di parcheggiare ancora qualche vettura. Dopodiché il locale si sviluppa in questo modo. Allora, questa è la porta d'ingresso principale, abbiamo questa prima parte con alcune colonne, questa parte più libera, qui ancora una colonna, poi abbiamo tutta una serie di superfici finestrate, abbiamo riscaldamento che è centralizzato con le termovalvole, in più c'è un impianto di condizionamento, forse da rivedere. Qui l'esposizione è questa, verso un'autorimessa che c'è nei fondi, e quindi qui poi proseguiamo con il locale. Okay? Quindi abbiamo quest'altra area, qui abbiamo una zona con bagno e antibagno, ovviamente da rimettere a posto, quindi bagno e antibagno. Qua ci prendiamo un'altra visione del locale da questo lato, poi si prosegue. E qui di nuovo si apre un'area abbastanza ampia, molto finestrata. Ora qui abbiamo tenuto giù, però in realtà c'è una grande porta finestra, ce ne sono quattro. E lì adesso vi faccio vedere, c'è un altro accesso pedonale. Quindi questa è un'altra area, tanto per avere un'idea. Il locale sono circa 200 metri quadrati, più appunto circa 120 metri quadrati di spazio esterno. Quindi questo è invece l'accesso pedonale, qui siamo su questo sfogo, lì abbiamo sempre via Cantore, okay? Quindi questo è l'accesso pedonale, quindi un secondo accesso. Quindi, ricapitolando, questa parte di locale, si prosegue, qui sulla sinistra abbiamo già visto la zona del bagno e dell'antibagno, questo è il controsoffitto che è presente in tutto il locale e questa è l'altra superficie che si sviluppa in questo modo e poi ritorniamo nella parte esterna che abbiamo visto prima, quindi lì abbiamo via Cantore e abbiamo concluso. Okay.